Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nel nostro telegiornale che apriamo parlando della guerra in Ucraina e delle ripercussioni che ha sul nostro territorio. Non solo l'enorme solidarietà delle piazze di questo fine settimana, un po' in tutte le città toscane, ma anche i primi piani per accogliere gli profughi che si aspettano un po' tutte le città e non si sa bene in che ordine, probabilmente sarà un po' un ordine sparso. I sindaci chiedono che l'arrivo e l'accoglienza sia organizzata. Intanto a Firenze, oggi il primo tavolo della prefettura. Oggi pomeriggio in un tavolo in prefettura si sono riuniti Comune, ASL, Curia, Console Ucraino per preparare le prime misure di accoglienza di chi fugge dalla guerra. Insieme al sindaco di Firenze Nardella, anche Matteo Biffoni, presidente di ANCI Toscana e il presidente della regione. Il tavolo di oggi è servito soprattutto come scambio di informazioni, ma non solo. Abbiamo apprestato un primo piano di intervento che passa attraverso i CAS, cioè le strutture del sistema di accoglienza straordinario, per poi coinvolgere gli alberghi sanitari, ne parlerà sicuramente il Presidente della Regione, integrando tutto questo con l'assistenza sanitaria e con l'accoglienza anche dei bambini, nella considerazione che il tempo di permanenza speriamo che sia il più breve possibile. Eugenio Giani prevede di utilizzare anche gli alberghi Covid che via via si stanno svuotando per offrire riparo a chiunque arriverà, così come è stato per i profughi afghani la scorsa estate. Naturalmente le linee di indirizzo per questo verranno dal decreto legge che il governo presumibilmente approva stasera e che domani si tradurrà anche in DPCM, quindi in indicazioni esecutive. Accetteremo qualsiasi numero ci venga prospettato, ha assicurato Giani. È una modalità di arrivo anche imprecisata, perché sappiamo bene che molti di loro non arrivano, come per gli afghani, con il pieno controllo delle nostre istituzioni nazionali, con aerei ben definiti che ci fanno inquadrare il numero e le modalità di accoglienza. Qui probabilmente ce li troveremo arrivando loro per mezzi di fortuna, come vediamo comunemente alla TV, e quindi si tratterà anche di essere molto flessibili nella capacità di riconoscerli e di poterli accogliere. Una modalità di arrivo nuova e i sindaci si dicono appunto pronti a questa accoglienza anche con queste modalità nuove. L'importante è che sia organizzata, per questo serve questo atto del governo di cui parlava anche il presidente Giani. Ascoltiamo il sindaco di Firenze Dario Nardella e il rappresentante dei sindaci toscani Matteo Biffoni. Anche le città sono pronte. Il sindaco di Firenze Nardella ha parlato di circa 30 persone già arrivate a Firenze, principalmente donne con bambini dall'Ucraina. Si tratta per lo più di familiari di ucraini residenti a Firenze. La priorità è che sia un'accoglienza organizzata, niente di improvvisato, niente iniziative sporadiche che non siano in qualche modo coordinate o monitorate. L'accoglienza dei profughi ucraini infatti sarà diversa da quella delle altre comunità pure accolte in Toscana in passato. Ci faremo trovare pronti, lo abbiamo fatto sempre. Chiaramente abbiamo bisogno stavolta di un raccordo stretto con le istituzioni centrali, perché non sono i numeri degli afghani, 7, 8, 9 mila persone arrivate sul territorio nazionale, ma qui i numeri purtroppo rischiano di essere ben più imponenti. Perciò come sistema dei comuni già da domani saremo ricevuti dal Ministero dell'Interno apposta per raccordare i suoni ed essere pronti appunto a prenderci carico di una dinamica di flussi che sarà completamente nuova rispetto a quella che abbiamo conosciuto finora. Per rendere operativi i comuni serve un atto del governo. L'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione prevede la possibilità di emanare un decreto da parte del governo che consente un permesso temporaneo in presenza di situazioni come la calamità naturali o le guerre. Appunto, questo consente in particolare di avere una copertura normativa alle persone che arrivano sul territorio in qualsiasi modo e forma arrivino, e consente quindi a noi di intervenire con la copertura sanitaria, con la copertura scolastica, tutti gli interventi appunto che servono. E vediamo Prato come è pronta ad accogliere.
Prato si mobilita per raccogliere materiale sanitario, coperte e cibo per l'Ucraina, ma anche per accogliere i profughi che nei prossimi giorni arriveranno in città. Il numero delle persone che potrebbero giungere in provincia non è ancora stato stabilito. Domani il sindaco Matteo Biffoni, in qualità di presidente ANCE Toscana, parteciperà ad un incontro con il ministro Luciano Lamorgese per coordinare e smistare gli arrivi. Intanto oggi ha incontrato una delegazione di ucraini. Noi ci prepariamo per accogliere numeri importanti, purtroppo vorrei dire, di profughi, per trovare pronti appunto in fase di accoglienza, sia con la parte dell'ospitalità, quindi letto, mangiare, eccetera, ma anche attivando un supporto psicologico, anche attivando le scuole. Parte attiveremo il sistema, questo per quanto riguarda nazionalmente, quindi vale anche per Prato, il sistema dell'accoglienza straordinaria delle prefetture, ma in parte attiveremo come sindaci il nostro sistema d'accoglienza, quello del SAI. In attesa dei primi arrivi, da giorni a Prato si è messa in moto la rete di solidarietà fra gli ucraini stessi, che ospitano parenti a casa, spesso andando a prenderli al confine polacco. È una situazione molto tragica. Allora noi chiediamo posti per il rifugio, un autobus che trasporta le gente e diciamo alimentare. Gli ucraini residenti a Prato sono un centinaio, che potrebbero accogliere a loro volta almeno il triplo di persone, che però spesso arrivano senza documenti. Per loro è stata attivata la mail emergenzaucraina@comune.prato.it, a cui fare riferimento per tutte le questioni legali e burocratiche. Nei prossimi giorni partirà anche la raccolta di generi sanitari e alimentari da inviare alla popolazione ucraina, che sarà gestita direttamente dal Comitato Pro Emergenza Città di Prato. E vediamo Grosseto come si sta organizzando. La guerra tra Russia e Ucraina è entrata prepotentemente nelle nostre vite. Grosseto si è attivata a partire da sabato pomeriggio con una manifestazione in Piazza Dante che ha coinvolto almeno 50 tra sigle e associazioni facenti capo al Comitato Grossetano per la Pace, per proseguire domenica pomeriggio con un presidio organizzato dalla diocesi di Grosseto sulla scalinata del Duomo da parte della comunità ucraina, presidio che si è poi trasferito a Castiglione della Pescaia, dove il monumento ai caduti per iniziativa dell'amministrazione comunale e del sindaco Elena Nappi è stato illuminato dai colori giallo e azzurro. Nella giornata di oggi il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna, ha incontrato una delegazione ucraina alla quale ha assicurato il massimo supporto attraverso anche l'apertura di un conto corrente e ha lanciato delle colombe dal suo ufficio come messaggio simbolico di pace. Intanto diversi cittadini ucraini si sono ricongiunti ai propri familiari residenti in provincia, mentre la diocesi di Grosseto si è mobilitata per gli aiuti attivando 3 punti di raccolta, 2 presso le parrocchie dell'Addolorata e di Madre Teresa e altre a Castiglione della Pescaia nel magazzino comunale, nella farmacia e presso la sede della Croce Rossa. Diocesi che sta organizzando anche l'accoglienza dei profughi ucraini che già da domani potrebbero giungere in città. Questa mattina è arrivata la notizia che tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni sono stati precettati come forza militare. Nel frattempo molte donne stanno partendo con i loro bambini. Alcune sono alla frontiera, le prime sono arrivate qui in Maremma. Ci stiamo organizzando insieme con la prefettura, con il comune di Grosseto, con il comune di Castiglione della Pescaia, con il comune della provincia. E in tutte le città un po' c'è questa preparazione all'accoglienza dei profughi, profughi che molto spesso sono familiari di persone che già abitano in Toscana e in questi giorni li abbiamo visti, li abbiamo incontrati nelle piazze a gridare pace insieme ai cittadini toscani. Le loro storie parlano di preoccupazione soprattutto per parenti che magari non vogliono lasciare l'Ucraina. Ascoltiamoli, in questo caso a Pisa. In questo momento la mia città sta sotto i missili, è zona alla confine con la Russia. Adesso, ora, in questo momento, il mio appartamento è distrutto. Prossimo, благаємо, Боже, порятуй! Sì, ce l'ho la sorella, babbo. Ce l'ho parenti tanti. Siamo che qualcuno ci guarda e ci dà aiuto.
per dare una mano. Per dare una mano, perché non è possibile così. Noi chiediamo stop alla guerra, non volevamo la guerra, volevamo libertà, siamo liberi. Putin assassino. Perché la guerra è molto, molto pericolosa. Anche... Noi aspettiamo combattimento dalla nostra schiena di parte di Bielorussia. Questi traditori ora anche si portati su armi tanti e armi pronti a combattere mia regione. Io preoccupo tanto come c'è mia mamma, i miei parenti. Sì, io ce l'ho la mamma, ce l'ho sorelle, le cipiede, botte piccine, però non voglio nessuno venire qui. La mia mamma dice che rimango a casa e muoio, se devo morire, muoio la mia terra. Sì. Scusate, non posso parlare. Il mio nipote fa 2 anni, 6 anni, 9 anni e c'è grande che ora è in pericolo perché possono andare anche a combattere 24 anni e 22 anni il mio nipote più grande. Molte anche le veglie di preghiera, come ad esempio ad Arezzo, dove hanno partecipato anche dei ragazzi russi. È stato un condensato di emozioni la veglia di preghiera organizzata dalla Curia con il supporto di Rondine, Città della Pace, Laverna e Camaldoli. Il Vescovo, nel momento più difficile del nostro pianeta, ha chiamato il popolo cristiano di Arezzo in Duomo per questa cerimonia che ha assunto un aspetto solenne e di grande partecipazione. Cattedrale piena, silenzio e attenzione davanti alla tragedia che si sta consumando alla pari del pericolo che corre tutto il mondo. È stato bello l'abbraccio con gli studenti russi ospiti di Rondine. Tra poco arriveranno anche ragazzi dall'Ucraina e quello sarà un momento di grande importanza perché il seme della pace a Rondine viene piantato subito. Franco Vaccari ha ricordato il significato dell'evento. Nella nostra chiesa credo che Cristo possa avere un motivo particolare, perché i due luoghi santi della nostra Chiesa, Laverna e Camaldoli, da sempre sono stati legati a un grande impegno per la pace. In prima fila le istituzioni rappresentate dal sindaco di Arezzo e dal delegato della provincia Palazzo. Intanto da oggi parte la campagna della Caritas, ci sono profughi da aiutare e Arezzo non può stare alla finestra. E la comunità di Rondine, l'abbiamo sentita citata proprio nel servizio di Arezzo, ha ricevuto oggi il gonfalone d'argento. Il Consiglio regionale della Toscana è convocato d'urgenza martedì 1 marzo alle 9.30 per una seduta straordinaria sulla grave situazione dell'Ucraina in seguito all'aggressione militare russa. Intanto è stato deciso di anticipare la consegna del più importante riconoscimento dell'istituzione toscana, il gonfalone d'argento, alla comunità di Rondine, nell'Aretino. Il presidente Mazzeo lo aveva annunciato nei giorni scorsi recandosi in visita e la data prevista era quella di settembre in cui si celebra la pace. La comunità di Rondine è diventata negli anni luogo di formazione, specialmente per giovani e famiglie, e un luogo di accoglienza e servizio a famiglie in difficoltà. L'associazione lavora con persone provenienti da paesi che vivono o hanno appena vissuto guerre e conflitti. In questi giorni, proprio in cui i valori della nostra democrazia sono stati toccati in maniera così forte dall'attacco della Russia all'Ucraina, abbiamo deciso di velocizzare la scelta della consegna di questo gonfalone d'argento per dare una risposta, un segno forte verso costruttori di pace. È un grande riconoscimento perché Rondine da 25 anni parla toscano, quindi in tutto il mondo quando andiamo si vede, si coglie immediatamente l'interesse per un'esperienza che è in Toscana e parla il linguaggio della cultura toscana. E nelle interlocuzioni che hanno fatto crescere Rondine con oltre 30 paesi del mondo c'è questo riconoscimento. Sono stati proprio il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo insieme al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a consegnare il riconoscimento nelle mani di Franco Vaccari, presidente di Rondine, Cittadella della Pace, per l'impegno profuso per la riduzione dei conflitti armati nel mondo.
e piazza in solidarietà all'Ucraina anche a Siena, davanti al Duomo, con un intervento anche virtuale in un certo senso nel nostro servizio di un imprenditore che si trova a Kiev. Secondo me è importante capire il sentimento di quelle persone, perché io ogni mattina quando chiamo la mia famiglia e sento il terrore nei loro occhi e mi sento impotente di non poter far qualcosa. In questo momento mi è sembrato l'unico momento in cui potevo esprimere il mio pensiero a una popolazione che comunque pensa di essere tanto lontano, ma in realtà siamo a 1500 km da qui. Ormai è tardi, il dolore non potrà essere cancellato. Il conflitto tra Ucraina e Russia è entrato in una fase cruciale, con l'incontro delle delegazioni delle due nazioni. Se la guerra andrà verso la fine o se gli scontri continueranno, lo sapremo solo nei prossimi giorni, ma quel che è certo è il dolore dei civili coinvolti direttamente o indirettamente in questa triste pagina di storia. Sabato un migliaio di persone si è riunito a Siena per condannare la guerra, tra questi molte di origine ucraina che hanno i familiari nell'epicentro degli scontri. La Russia bisogna distruggere l'economia, bisogna distruggere tutto, bisogna proprio isolare come queste selvatici persone che ammazzano persone innocenti, come anni 41 quando Hitler ha cominciato alle 4, Putin ha cominciato alle 5 a bombardare. Poi l'altra faccia della medaglia con gli italiani che si trovano in Ucraina. L'imprenditore di Chiusi, Paolo Buricca, è ancora nella sua abitazione nel centro di Kiev. Questa notte no, ci sono stati diversi allarmi aerei con le sirene che suonavano. Alle 2 di notte sono dovuto scendere giù nel bunker perché arrivavano i missili. Nella periferia, in due grossi quartieri, che poi non sono proprio tanti periferici, a Balone e Troieschina, fino a ieri sera tardi si sparava casa per casa. Due giorni c'è il coprifuoco 24 ore, quindi da domenica e anche oggi. Praticamente sotto casa mia è una via di transito, ampio transito, con colonne di auto tutti i giorni normali. Io ieri sono stato un'oretta affacciato lì per vedere che succedeva, sono passate 3 macchine in un'ora, 2 della polizia e una macchina probabilmente dei servizi di qualcuno. Il problema grande è che non si può ritirare denaro. A parte il denaro in euro, non possiamo più lavorare con conti correnti in euro, solo con il denaro, la valuta locale che è la grivna, però non puoi ritirare più di 200 grivne, l'equivalente di 6-7 euro. Queste sono le emozioni e anche le azioni che vengono intraprese in questi primi giorni di guerra. Cosa accadrà se la guerra dovesse continuare, se i profughi, magari in maggior numero, dovessero arrivare in Toscana? Insomma, con Alessio Poggioni facciamo una riflessione su quella che potrebbe essere l'onda lunga della guerra in Ucraina. La settimana fiorentina del Forum sul Mediterraneo si è conclusa con una partecipatissima manifestazione per la pace. Non che le due cose fossero connesse, ma gli echi della guerra in Ucraina hanno decentrato il focus del summit e a fare da ponte ci ha pensato il Presidente della Repubblica Mattarella. Firenze è il centro della speranza di pace, ha detto. Una speranza di pace che tuttavia per il momento si scontra con l'espansionismo di Putin e non trova casa nelle trattative appena avviate tra Russia e Ucraina. Ai territori nostrani e in particolare alle amministrazioni locali non resta che garantire l'accoglienza per i profughi, non importa quanti saranno, ha detto Gianni, e al contempo cercare di arginare i rincari di energia e materie prime che si abbatteranno come uno tsunami sull'economia toscana già colpita dal Covid. Perché se la reazione immediata all'invasione russa è stata trasversale, anche tra le forze politiche un tempo vicine allo zar, la dilatazione del conflitto e le ricadute economiche in patria potrebbero sfibrare quel tessuto di risposta collettiva che oggi si colora di bandiere arcobaleno. Insomma, anche nella solidarietà, più che centometristi, dovremmo prepararci ad essere maratoneti, perché gli echi di ciò che accade in queste ore potrebbero essere lunghissimi. Vale anche per chi governa, che oggi è ben chiaro da che parte stare, ma domani dovrà fare i conti con un'Italia più povera e disorientata, anche elettoralmente, così come sul panorama internazionale. Il patto atlantico, oggi rivendicato con forza e senza chiaroscuri, sia da Draghi che dalla sua ampia compagine di governo, anche Enrico Letta ha sgombrato il campo da retropensieri sull'eventuale responsabilità della NATO nell'azione di Putin, dovrà probabilmente vedersela presto con un sovranismo di ritorno o con le frange di chi già oggi viaggia controcorrente. Durissima, in questo senso, la posizione dell'AMPI, che vede nell'azione di Putin l'ultimo atto di una sequenza di eventi innescata dal continuo allargamento della NATO ad est, vissuto legittimamente da Mosca come crescente minaccia.
Insomma, la domanda da farsi è se oggi le piazze sono piene e pronte a schierarsi, lo saranno anche domani, quando attraverso i canali umanitari arriveranno gli ucraini più poveri e bisognosi d'aiuto, quando si mescoleranno con i flussi di immigrazione dal Mediterraneo, quando l'economia subirà un colpo strutturale in termini di export, occupazione e consumi interni, quando saranno passati altri mesi di pandemia e magari saremo a fare i conti con una nuova ondata? Allora, quanto sarà vicina domani l'Ucraina? Di pace si è parlato molto la settimana scorsa a Firenze, anche nell'ambito dei due grandi summit di vescovi e di sindaci che sono arrivati a una sintesi con la Carta di Firenze sabato scorso. Oggi a Firenze era ancora presente il Cardinale Bassetti, presidente della CEI, organizzatore soprattutto del summit dei vescovi. Sentiamo cosa ha raccontato, un po' un suo riassunto, diciamo, della Carta di Firenze. La Carta è importante. E per me è un evento storico che 60 e più sindaci del bacino del Mediterraneo ed altrettanti vescovi, che vi dico la verità, quando io li sentivo parlare, se avessi chiuso gli occhi non avrei fatto distinzione se era un sindaco o un vescovo, perché in fondo erano proprio gli stessi principi di pace, di uguaglianza, di libertà, di giustizia sociale, di impegno per i giovani. Venivano fuori le stesse cose da parte di tutti e queste cose sono scritte in maniera molto chiara su questa carta, che speriamo davvero di poterla non solo diffondere, ma che sia ascoltata. Contribuirà certamente alla pace nel Mediterraneo e nel mondo. Cambiamo argomento, apriamo la pagina politica con la rimozione da parte del sindaco di Viareggio del Ghingaro della sua vice sindaca PD. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha rimosso Federica Maineri dall'incarico di vice sindaco. La firma sul decreto di revoca è arrivata nella tarda mattinata di lunedì, dopo settimane di voci sulle forti tensioni fra il primo cittadino e l'ormai ex numero 2, nominata in quota al Partito Democratico, che adesso si prepara a passare all'opposizione. Le deleghe di Maineri passano invece a Del Ghingaro e la carica di vice allo storico braccio destro Walter Alberici. Un terremoto politico tutt'altro che inaspettato. Del Ghingaro per adesso sceglie di non spiegare questa decisione, ma le ragioni del siluramento dell'assessore al sociale e membro del direttivo regionale del PD affonderebbero nella mancata nomina dell'assessora Sandra May alla guida della rete museale della provincia, negata dagli amministratori DEM. Un'esclusione che ha provocato l'uscita di Viareggio dal sistema in una seduta di giunta disertata dalla Maineri, evidentemente tra due fuochi, il suo partito e il sindaco. Ho appreso questa notizia solo attraverso il messo comunale, non ho ricevuto nessuna comunicazione né motivazione personale dal sindaco, nonostante le mie richieste di chiarimento. È il primo commento gelido dell'ex vice sindaca Maineri. Per il PD di Viareggio si aprono due strade: proporre un nuovo nome o lasciare la maggioranza, e questa seconda via sembra la più probabile. Del Ghingaro, senza i tre consiglieri democratici, può contare su un solo voto di scarto in consiglio comunale, 12-13, un equilibrio precario per arrivare al 2025, salvo soccorsi dalle opposizioni, ad oggi da escludere. Una frattura clamorosa, vista la fatica con la quale nel 2020, in vista delle elezioni, si erano ricuciti i rapporti fra i vertici regionali DEM e il sindaco. E sono in molti a leggere in questo ennesimo strappo, che indebolisce la maggioranza viareggina, un nuovo segnale di avvicinamento a Lucca per una possibile candidatura di Del Ghingaro contro il PD, ipotesi puntualmente neanche stavolta smentita dal primo cittadino di Viareggio. E si vedrà cosa accadrà a Lucca, ma le elezioni ci sono anche a Pistoia e il PD ha annunciato la sua candidata, Federica Fratoni. Federica Fratoni è la candidata a sindaco del Partito Democratico per il Comune di Pistoia alle prossime elezioni. Non è una sorpresa, mancava infatti solo l'ufficialità che è arrivata sabato nel corso dell'assemblea comunale del partito. Sono emozionata e lusingata dell'esito delle consultazioni ampie e articolate che la segreteria della PD ha svolto in queste settimane per definire la candidatura migliore, afferma Fratoni. Adesso torneremo finalmente tra la gente
mente per parlare di futuro, senza trascurare le difficoltà di questo momento storico. Lo faremo con i nostri valori e la nostra storia, forti di una comunità di donne e uomini che sa porsi al centro delle sfide. Il PD comunque non chiude le porte ad eventuali altri nomi che dovessero emergere all'interno del centro-sinistra, qualora ci fossero candidati nel PD o da parte di membri della coalizione. Saranno indette regolari primarie per il 20 marzo, fanno sapere. È attesa ora l'ufficialità della ricandidatura dell'attuale sindaco Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia, sul quale il centrodestra unito ha da tempo annunciato il proprio convinto sostegno. C'è poi il terzo polo, rappresentato dalla neonata Alleanza Liberal-Democratica e Riformista, che correrà alle amministrative sotto forma di lista civica, impegnato ancora nella scelta del proprio candidato. In corsa ci sarebbero Tina Nuti, ex assessore della Giunta Bertinelli e attualmente consigliere comunale di Pistoia, Spirito Libero, e Giovan Battista Grasso, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Comunale. Mi fermo qui, vi ricordo stasera alle 21:20 su questa rete A Tutto Gol con Andrea Vignolini. Restate con noi.